Ciao, in questo nuovo video tutorial andremo a vedere nel dettaglio gli aspetti idrologici nel software GeoStru Hydrologic Risk. Prima di iniziare ti invito ad iscriverti al canale GeoStru ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per essere sempre avvisato sui nuovi video. Nei video precedenti abbiamo visto tutti i vari modi per poter creare la geometria del nostro bacino direttamente dal software Hydrologic Risk. In aggiunta a questi abbiamo anche realizzato video su come ricavare questa geometria del bacino attraverso strumenti di geoprocessing di QGIS. Vi lascio il link in descrizione e nelle schede in alto. Nel menu Home di Hydrologic Risk è presente il comando Dati generali. Una volta cliccatoci su si aprirà la finestra dove potremo inserire tutte le informazioni idrologiche e morfologiche del nostro bacino. Si parte da una descrizione in nome bacino e l'ubicazione del bacino, dove è possibile scegliere tramontiano e pianeggiante. In porzione permeabile bacino è possibile assegnare in percentuale la porzione di bacino di superficie del bacino costituita da terreni permeabili. Si prosegue inserendo il numero di giorni piovosi annui, la piovosità media annua, in cui bisogna indicare in millimetri l'altezza media annuale di pioggia. In genere, per il calcolo delle altezze di pioggia medie annuali, ci si riferisce ai dati rilevati per 10 anni consecutivi, calcolando la media delle altezze medie annuali. In temperatura media annua va assegnato in gradi centigradi la temperatura media annuale. Anche per questo parametro il periodo minimo da considerare è di 10 anni. Temperature minime e massime mensile va inserita, separate da virgola, la media delle temperature minime registrate nell'anno idrologico medio, 10 anni, e la media delle temperature massime riferite sempre alla stessa durata. In permeabilità media terreni è possibile inserire nell'unità di misura specificata dalla finestra, centimetri secondo, la permeabilità media dei terreni che costituiscono il bacino idrogeologico, quindi la proiezione del bacino ideologico dal di sotto della superficie del suolo. La permeabilità media superficiale invece è la permeabilità media dei terreni costituenti il bacino ideologico che affiorano in superficie. Per quanto riguarda la pioggia critica in 24 ore, è possibile attribuire in millimetri l'altezza di pioggia ottenuta dalla legge di pioggia per una durata di 24 ore. Questi primi dati sono dati di input in dati generali, hanno la funzione di essere da input a loro volta per l'analisi idrologica che è specifica e che vedremo tra poco. Sulla destra della finestra dei dati generali è possibile selezionare l'autore con cui effettuare il calcolo del tempo di correlazione. Ne sono disponibili 5. Inoltre è possibile determinare come calcolare l'altitudine media del bacino attraverso la media delle quote o la curva ipsiografica. È possibile anche selezionare come calcolare la portata di piena attraverso un metodo di più razionale o il TCEF. Infine, è necessario impostare i tempi di ritorno e attribuendo loro un colore che verrà visualizzato nei vari grafici. Prima di concludere la parte relativa al menu Home, l'ultimo step è quello di vedere come disegnare le sezioni di controllo sulla nostra asta fluviale. In sezione di clausura è possibile cliccare su Inserisci. Qui è molto importante inserire le sezioni. Quest'ultime vanno inserite in sequenza, partendo dalla sezione di chiusura del bacino e procedendo verso la sommità dello stesso, quindi da valle verso monte. Infatti, ad ogni sezione immessa, il programma assegna una porzione di bacino di alimentazione della sezione stessa. Ogni sezione deve essere definita a partire da sinistra con un clic del mouse e, tenendo premuto il pulsante, si procede verso destra fino al punto finale della stessa. Una volta completato l'inserimento, troveremo in input numerico tutte le sezioni aggiunte graficamente, con espresse le coordinate x, y, z. In termini numerico ed esplicitato l'estremo sinistro A, l'estremo destro B e il punto mediano M. Inoltre vengono visualizzate tutte le coordinate dei punti di tutti i bacini di alimentazione create dal software, man mano che si inseriscono le sezioni. L'avere a disposizione una visione numerica, anche numerica, del disegno creato è molto utile nel caso di modifiche con coordinate note. Una volta inserite le sezioni di controllo, è possibile assegnare un valore unico di scabrezza per tutte.
con il rispettivo comando. Le stesse compariranno nel menu Sezioni sulla tab destra, accanto a quelle già viste Proprietà e Coordinate. Facendo clic su una di esse, si aprirà lo strumento di gestione e creazione della geometria delle sezioni idrauliche, di cui parleremo in un video dedicato. Quindi, completo la barra Home, gli strumenti di misurazione di distanze, angoli e di inserimento testi di annotazione. Per misurare una distanza e relativo angolo con l'orizzontale, basta premere il rispettivo comando, cliccare e trascinare il mouse fino alla distanza desiderata. Comparirà a video il valore della distanza secondo l'unità di misura del progetto e l'angolo che si formula con l'orizzontale. Gli stessi rimarranno visibili nella barra inferiore. Per l'inserimento di testi, invece, basta semplicemente cliccare sul comando e disegnare l'area di testa con il mouse. Comparirà la finestra di editing, dove è possibile modificare dimensione, colore e tipo di font e specificare in maniera numerica il punto di inserimento e le dimensioni del box dell'area di testo. Nel menu Visualizza vengono ricompresi tutti gli strumenti per aiutare l'utente ad una migliore visualizzazione del bacino. Quindi, oltre ai vari seleziona oggetti, annulla e ripeti azione, ridisegna, zoom tutto, aumenta e diminuisce zoom, zoom finestra, è presente il pulsante solo rete idrografica, dove premendolo verranno visualizzati solo i dettagli del contorno del bacino, aste principali, aste secondarie e le varie sezioni create. Il primo comando che vedremo è generazione automatica bacino di chiusura. Con questo strumento, Hydrologic Risk, come descritto in precedenza, genererà il bacino minore di alimentazione per ogni sezione creata. Una volta generate quest'ultimo e selezionato uno qualsiasi nel menu a tendina in sezione chiusura, è possibile anche per questi modificare la geometria o per via grafica, attivando l'opzione modifica vertice o limite vertice in home, o in alternativa tutte le coordinate sono disponibili in formato numerico e compariranno in input numerico in coordinate sotto bacini. Caratterizzati anche i sottobacini, si può passare a illustrare il comando legge pioggia. Qui è possibile inserire i dati pluviometrici delle serie storiche di durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore. Il software gestore Hydrologic Risk, in base ai tempi di ritorno definiti in dati generali e che abbiamo visto precedentemente, attraverso un'analisi statistica di Gumbel va a calcolare l'altezza massima di pioggia per ogni durata e tempo di ritorno e le sue altezze critiche relative alle curve di probabilità pluviometrica. Per i cenni teorici e le formule utilizzate si rimanda al manuale online del software. Dati aggiuntivi che visualizza Hydrologic Risk, inoltre, sono la media della popolazione dei dati, lo scatto quadratico metrico e KM come parametri della distribuzione. In graph è possibile visualizzare il grafico delle curve di possibilità pluviometrica in funzione del tempo di ritorno in scala logaritmica, e in stampa un report dei dati inseriti e i risultati in forma testuale facilmente esportabili. Ricordo che per analisi statistiche idrologiche più approfondite e complete vi è il software GeoStru Elaborazione Idrologica Runoff Lab e per reperire i dati idrologici la GeoApp IdroGeo, dove in quest'ultima su mappa sono disponibili gratuitamente per i clienti di Hydrologic Risk e Runoff Lab i dati idrologici delle stazioni pluviometriche presenti sul territorio nazionale in continuo aggiornamento. Scorrendo nel menu Verifiche idrologiche abbiamo Analisi idrografica e morfologica che, premendolo, farà partire l'analisi del bacino e quindi la triangolazione dei punti aggiunti come geometria del bacino e delle aste fluviali. Importante notare che ogni volta che si lancia questo comando si avvierà il processo di triangolazione. Lo stato di avanzamento è possibile visualizzarlo nella barra bianca in basso. Per visualizzare i dati già calcolati precedentemente, senza ripetere la triangolazione,
È possibile bloccare il calcolo premendo sul pulsante di blocco nella finestra di analisi che si aprirà. Se comparirà la dicitura bloccati, vorrà dire che l'analisi è bloccata e verrà avviata premendo l'apposito comando. Se invece compare sbloccati, si avvierà ogni volta verrà premuto il comando analisi idrografica e morfologica. Una volta avvenuta la triangolazione dal modello tridimensionale del bacino, si aprirà, come detto, la finestra analisi con visualizzate le informazioni calcolate da Hydrologic Risk, riguardanti sia l'intero bacino che i sottobacini. Qui possiamo trovare informazioni quali superficie espressa in chilometri quadri, le coordinate del baricentro del bacino espresse in chilometri, il perimetro del bacino espresso in chilometri, l'altitudine media, massima, media e minima espressa in metri, la larghezza massima del bacino in metri, la pendenza media, il fattore di forma, la densità di drenaggio e l'ordine massimo delle aste fluviali. Soffermandoci per un attimo su questi risultati dell'analisi morfologica, si evince che le grandezze come l'altitudine media del bacino sono influenzate dal metodo che viene indicato in dati generali, che come abbiamo descritto in precedenza può essere o in base alla media o in base alla curva ipsografica. Ulteriori risultati riguardano le aste fluviali e possiamo trovare la lunghezza dell'asta principale espressa in chilometri, la quota della sezione di chiusura del bacino del sottobacino selezionato, la pendenza media dell'asta principale. Infine viene visualizzato il risultato del calcolo del tempo di corrivazione espresso in ore, secondo l'autore impostato precedentemente in dati generali. È bene ricordare che i calcoli, quindi i risultati, sono riferiti al bacino o al sottobacino selezionate sulla sinistra della finestra. Quindi si avrà accesso ai risultati per ogni singolo bacino o sottobacino o dell'intero bacino. Per il calcolo del coefficiente di flusso Hydrologic Risk propone il metodo di Kennessy. Il metodo presuppone che il calcolo del coefficiente di deflusso medio di un bacino sia la somma di tre componenti legati rispettivamente alla clarità topografica media del bacino CA, alla sua copertura vegetale CV ed alla permeabilità media del terreno CP. Per tenere conto del fattore climatico, Kennessy introduce l'indice di aridità IA, che è in funzione di quattro parametri: gli afflussi mensili di piovosità sull'area, la media, la temperatura media annua, l'afflusso in termini di precipitazione del mese più arido e la temperatura del mese più arido. Per i cenni teorici le rispettive formule si rimandano al manuale in linea del software. In questa finestra vanno inseriti le precipitazioni e le temperature minime, medie e massime mensili. Caratteristiche di una determinata stazione pluviometrica. Il software si ricaverà i termini precedentemente citati e calcolerà l'indice di aridità. Nella successiva tab della finestra è possibile risalire alle tre componenti CA, CV e CP, che concorreranno nel calcolo del coefficiente di flusso medio. È bene ricordare che per i tre intervalli di indice di aridità corrisponderanno vari valori delle tre componenti citate in precedenza, che verranno calcolati con media pesata in funzione della suddivisione della superficie del bacino. Quindi in questa finestra si andrà a ripartire la superficie del bacino nelle varie componenti: copertura vegetale, permeabilità media del terreno e acclività topografica. Il software calcolerà la media pesata dei tre parametri. Cliccando su calcolo coefficiente di flusso si potranno visualizzare i valori di CV, CP, CA e del coefficiente di flusso medio CD. Quest'ultimo dato dalla somma dei tre precedenti. Per ulteriori informazioni teoriche si rimanda sempre alla guida in linea del software. In bilancio idrologico è possibile stimare le perdite e gli afflussi annui del bacino di studio. In particolare, avviando lo strumento bilancio idrologico del bilancio annuale, nella finestra che si aprirà in dati generali, il software caricherà dall'omonimo strumento presente nel menu Home dati come ubicazione bacino, piovosità media annua e temperatura media annua. L'area del bacino invece proviene dall'analisi morfologica vista in precedenza. Per il calcolo dell'evapotraspirazione reale, Hydrologic Risk offre due metodi diretti, secondo i due autori Keller e Turk, entrambi in funzione dei dati generali appena citati. In afflussi il software calcolerà in automatico il volume espresso in metri cubi delle precipitazioni meteoriche dato dal prodotto dell'area del bacino e della piovosità media annua inserita precedentemente. In aggiunta l'utente può inserire altri parametri a lui noti come apporti da bacini adiacenti, immissioni civili, agrari e industriali
infiltrazioni superficiali secondarie e apporti da falde adiacenti. Tutti espressi in metri cubi. Man mano che si mettono questi dati, verrà mostrato in tempo reale quale sarà la percentuale di ognuno di essi nella componente degli afflussi del bilancio idrologico. Completata questa sezione, verrà mostrato il totale degli afflussi date dalla somma di tutti i parametri appena descritti. In deflussi, al contrario, si andranno ad analizzare tutte le perdite relative al bilancio idrologico. Quindi il software GeoStru Hydrologic Risk calcola la componente dell'evapotraspirazione reale calcolata in precedenza in termini di volumi ed espressa in metri cubi, moltiplicando l'area del bacino per il valore dell'evapotraspirazione reale calcolata con uno dei due datori visti in precedenza. Anche in questa sezione l'utente può inserire ulteriori parametri di propria conoscenza, come prelievi da pozzi, deflussi verso altri bacini, emergenza presenti come sorgenti, ruscellamento in superficie, deflussi verso falde adiacenti, variazione di immagazzinamento delle riserve idriche. Tutti sempre espressi in metri cubi, che concorreranno al totale dei deflussi. Facendo la differenza tra flussi e deflussi, verrà calcolato il bilancio idrogeologico del bacino annuale. Gli ultimi due strumenti nel menu verifiche idrologiche sono l'esclusione di punti in fase di triangolazione, che permette all'utente di sfoltire il numero di punti di dettaglio all'interno del bacino, nel caso ce ne sia un numero elevato, indicando la percentuale di esclusione, favorendo così la velocità di calcolo. È l'avvio della funzione della triangolazione della geometria. Nel caso in quest'ultimo Hydrologic Risk rilevasse punti duplicati, permette l'eliminazione di quest'ultimo indicando una tolleranza espressa con l'unità di misura delle coordinate dei punti stessi. Bene, con l'illustrazione di quest'ultimo strumento finisce il video tutorial su GeoStru Hydrologic Risk sulla parte relativa alle verifiche idrologiche. Rinnovo il consiglio di iscriversi al canale GeoStru e attivare le notifiche premendo sulla campanella, così da rimanere sempre avvisati sui prossimi video. Un saluto a tutti e grazie dell'attenzione.